Mentre siamo pronti a convivere con il Covid, a proiettarci nella fase 2, in Ciociaria si ferma la TAV. Giovedì è come ogni giovedì su Teleuniverso, ciò fa rima con porte aperte, l'appuntamento raddoppiato in questo periodo, ma quello principe del giovedì in cui parliamo dell'attualità, cerchiamo di spaziare un po', visto che abbiamo un altro argomento questa sera, un argomento che non significa soltanto una opportunità di viaggiare meglio in provincia di Frosinone, ma un'opportunità di sviluppo per un'intera porzione del territorio nazionale e in questo caso la nostra. Lo faremo come al solito con voi, ma soprattutto con il direttore. Buonasera direttore. Buonasera Fabio, buonasera ai nostri telespettatori. Siamo ancora in fase 1, ci si prepara a fase 2, probabilmente in tempi più rapidi di quello che pensavamo. Certo è che già si pensa alla fase 3 ed è il senso dell'annuncio che Nicola Zingaretti ha voluto dare oggi. L'ha proprio specificato nella Sala Tevere della Regione Lazio. Perché annunciamo oggi e in questo modo l'intervento da 18 miliardi per realizzare la nuova stazione ferroviaria della TAV a Ferentino, che vale per tutta la provincia di Frosinone, e nel frattempo due fermate, seppure sulla linea ordinaria. TAV, quindi il Frecciarossa, farà una deviazione a San Vittore del Lazio, prenderà la linea normale, fermerà Cassino a Frosinone, poi a Sgurgola riprenderà la linea da 300 km all'ora, in via sperimentale già dall'estate. Dicevamo, perché proprio ora questo annuncio? Nicola Zingaretti lo ha detto con estrema chiarezza, perché è il momento di pensare a ricostruire il Lazio e l'Italia. C'è bisogno di segnali di ricostruzione, la ricostruzione si fa attraverso le opere pubbliche, non fatte tanto per fare, ma opere che siano in grado di lasciare il segno e di modernizzare il territorio. Non guardate, ha sottolineato Gianfranco Battisti, il presidente di Ferrovie, non guardate tanto alle due fermate e alla stazione. Quello che bisogna guardare è il fatto che il territorio della provincia di Frosinone cambia completamente dimensione. Le distanze tra Frosinone e Milano adesso sono 2 ore e mezza, 3. È chiaro che adesso questo territorio diventa tutta un'altra cosa. È raggiungibile in un attimo e quindi diventa centrale per gli investimenti. Anche il suo turismo cambia il ruolo di Fiuggi. Cambia un po' il ruolo quindi di tutto il territorio, senza dimenticare però che siamo ancora, come ha detto il direttore, nella fase 1 e quindi i numeri lo dicono, ci sono ancora i contagi a livello nazionale, a livello locale, parleremo di come cambierà il commercio anche, lo faremo con le rappresentanze delle associazioni, di come cambierà il lavoro, lo faremo con i sindacati e con le associazioni datoriali, parleremo anche del futuro della nostra sanità, insomma tanti ospiti, tanti argomenti. Vi ricordo il numero di telefono per interagire con noi attraverso gli sms WhatsApp 334 39 44 400. Io già vedo un po' di ospiti collegati, allora eccoli qui, li abbiamo nella nostra piccola schermata. Allora io li saluto tutti quanti innanzitutto, però andrei subito dal nostro consulente sanitario speciale personalizzato, il dottor Pizzutelli della ASL, responsabile del Dipartimento Prevenzione dell'ASL di Frosinone. Dottore, noi le rompiamo sempre le scatole, ormai siamo diventati quasi di famiglia. Siamo buonasera, di casa ormai. Siamo di casa, sì, lei è di casa con noi e noi ormai sentiamo un po' nostra quella libreria lì dietro.
Mi sentite? Come no? Forte Come e chiaro. No? Ah, benissimo. Dottore, Beh, allora. è ricambiata la cosa, ovviamente anche voi siete considerati persone di casa, quindi è abbastanza piacevole poter scambiare qualche opinione con voi e poter contribuire a fare anche, come dire, educazione sanitaria, a stimolare l'interesse per delle persone per delle tematiche che spesso sono dimenticate durante il resto dell'anno. Quindi vi ringrazio anzi di questa possibilità, tutta l'azienda ASL ovviamente ringrazia questa emittente per dare questa possibilità a tutti noi che siamo impegnati in questo difficile momento. Dottore, allora, oggi, sette casi in provincia di Frosinone, un trend che sembra stabilizzarsi, ma soprattutto in questa settimana la ASL ha cambiato, in questi ultimi giorni ha cambiato decisamente la strategia nell'attacco alla ricerca del virus, lo abbiamo detto anche nei nostri TG. Adesso ve lo state andando a cercare come un ago in un pagliaio laddove non sembra esserci, eppure c'è, ed è quello il rischio maggiore, quello degli asintomatici. E l'ASL di Frosinone, diciamo, sta facendo scuola a livello regionale e non solo con la ricerca appunto di queste persone. Diciamo che con un paragone calcistico stiamo cercando di guadagnare campo, di guadagnare terreno. Quindi, se prima abbiamo giocato in difesa strenua fino a qualche settimana fa, sia noi della prevenzione, sia i nostri colleghi della clinica, no, dei ricoveri, adesso stiamo cercando invece di giocare d'anticipo in qualche modo, di fare una sorta di contropiede molto veloce, perché è chiaro che dobbiamo agire anche sui cosiddetti contatti. Chi sono i contatti? Sono le persone che sono state vicine, che hanno avuto, come si suol dire, dei contatti con dei casi, con delle persone malate. Fino a qualche tempo fa, a causa di questa grandissima massa di lavoro che avevamo, eravamo costretti a, come dire, a fare i tamponi solo un po' più tardivamente, ma proprio sia per disposizione ministeriale dell'Istituto Superiore di Sanità, sia per l'enorme massa di nuovi casi che avevamo, enorme rispetto alla nostra provincia, ovviamente. Niente in confronto alle province del nord Italia, ci mancherebbe, però comunque era un carico di lavoro notevole. Adesso invece stiamo proprio procedendo a fare i tamponi. Intanto avete sicuramente visto la risonanza nazionale che ha avuto la realizzazione del cosiddetto drive-through, quindi l'effettuazione dei tamponi direttamente in automobile, grazie a quel bellissimo gazebo che è stato realizzato nella nostra sede di via Fabi, anche se abbastanza appartata, quindi con garanzia di privacy, anche garanzia di nessun vicinato praticamente, e questo ci consente di avere una grossa capacità di eseguire tamponi, e quindi stiamo cominciando a fare già da un po' di tempo i tamponi mirati, non perché prima non fossero mirati, ci mancherebbe, ma adesso sono mirati in modo molto più specifico, molto più estremo, e quindi i risultati li stiamo vedendo. Certo, non otteniamo per fortuna un grande numero di casi, proprio perché secondo me sta funzionando l'isolamento sociale, il distanziamento, stanno funzionando tutte le misure di prevenzione che vengono dettate sempre a tutti i livelli. Anzi, ringraziamo tutti voi dei mass media che ci avete dato una grandissima mano, no? Nel propagandare, nel diffondere questo verbo nei confronti di tutti i cittadini. Diciamo quindi che la curva progressivamente si sta abbassando, e lo testimoniano non solo i casi nostri, cioè i casi di noi che facciamo prevenzione, quindi che andiamo a cercare i casi, ma anche gli ospedali che progressivamente stanno vivendo una situazione di minor tensione, di minor stress, cominciano ad avere addirittura dei posti liberi, e anche i posti in rianimazione, no, in terapia intensiva tendono a calare. Il presidente Borrelli, quando fa la conferenza stampa, sottolinea sempre questo. Sono ormai molti giorni che i posti in terapia intensiva vengono sempre più liberati. Significa che i casi gravi tendono a diminuire. E E questo quando è tendono a oggi, dottor diminuire i casi gravi, Pizzutelli, significa ma che per anche dare un'occhiata le anche ad alcuni numeri che sono stati diffusi anche in queste ore, lei che, lo abbiamo ricordato in ogni puntata, oltre all'aspetto della prevenzione ama anche l'aspetto statistico. Passata la festa, non abbiamo gabbato il virus. Quante possibilità statistiche ci sono di avere una nuova ondata di Covid-19 a autunno inoltrato, anche perché non è tanto campata in aria questa cosa. L'assessorato regionale alla sanità nei giorni scorsi ha detto vaccinatevi adesso che arriva. Quindi
l'influenza, prima che arrivi l'influenza, appena c'è la campagna di vaccinazione stagionale, vaccinatevi, perché non sommiamo i casi di influenza stagionale ai casi nuovi di Covid. Allora torna. Beh, certo, il timore esiste, anche perché noi questa malattia, bisogna riconoscere, la stiamo conoscendo adesso, perché è una malattia completamente nuova, è un virus che si è presentato con le sue mutazioni, con le sue trasformazioni soltanto da pochi mesi. Quindi è chiaro che anche le terapie, no, stanno affinandosi sempre di più, e vediamo che la mortalità sta cominciando ad abbassarsi notevolmente. Se vediamo i dati statistici della nostra provincia, vediamo che quasi tutti i deceduti, anche di questi giorni, sono deceduti che si erano ammalati molto tempo fa. Quindi adesso invece, con le nuove terapie che sono state, che vengono scoperte di giorno in giorno, che vengono migliorate di giorno in giorno, abbiamo anche un miglioramento da questo punto di vista. In autunno potrebbe presentarsi una recrudescenza, a meno che non abbiano ragione due anziani ma validissimi scienziati come Giulio Tarro e Jean-Luc Montagné, che non sono certo gli ultimi arrivati, che sostengono invece che con l'arrivo della stagione estiva sparirà la malattia. Ovviamente tutti noi ce lo auguriamo che abbiano ragione questi due grandi e magari un po' anziani scienziati, però indubbiamente dobbiamo prepararci, quindi se vogliamo la pace dobbiamo preparare la guerra al virus. Grazie dottor Pizzutelli, chiarissimo come sempre. Per l'influenza stagionale è sicuramente molto molto opportuna, e bene ha fatto l'assessorato regionale. Infatti già la ASL si sta organizzando, già i nostri uffici delle vaccinazioni, i nostri servizi si stanno già cominciando ad organizzare, assolutamente. Proprio oggi, la notizia di oggi della collega dottoressa Calenda, che mi ha comunicato che sta già provvedendo a organizzare il tutto, perché è tutto dire, stiamo ad aprile, Cioè siamo ad aprile, ancora non c'è la prossima influenza e già vi state organizzando? Sì, sì, certamente. Meglio prima. Meglio prima. Grazie dottor Pizzutelli. Grazie a voi, buon proseguimento, grazie. Grazie dottore. Anche questa è davvero una notizia. Sì, siamo già mentalmente in fase 2, cioè stiamo aspettando che arrivi il momento per cominciare a vivere la nostra nuova normalità, che ci accompagnerà per un certo periodo fino a quando non ci sarà il vaccino. Ma siccome ci piace guardare oltre, abbiamo visto oggi questo annuncio importantissimo fatto in Sala Tevere dal Presidente della Giunta regionale del Lazio, Nicola Zingaretti, con il Ministro dei Trasporti, soprattutto con il Presidente delle Ferrovie. Presidente Buschini, in pratica ha detto Nicola Zingaretti, che avrebbe potuto fare la ruota come il pavone, ha detto: non guardate tanto alle due fermate TAV, non vi fissate sulla nuova stazione ferroviaria che realizzeremo e che di fatto consentirà di arrivare a Milano in poco più di 2 ore e mezza partendo da Frosinone Ferentino. Guardate al fatto che questo territorio cambia completamente il suo assetto. E lo stesso Presidente delle Ferrovie ci ha ricordato: guardate che tutto quello che stiamo facendo non porterà a nulla se non cambiamo completamente la mentalità, non connettiamo questa occasione con l'università, l'industria, le sedi del turismo. Quindi quello da guardare non è tanto l'infrastruttura quanto l'occasione di crescita per questo territorio, che diventa una città connessa con l'Europa. Buonasera direttore, grazie a Teleuniverso, grazie a questa trasmissione di approfondimento puntuale e soprattutto importante per questo territorio. Ma oggi è una giornata storica per questa provincia, lo dico senza false idee di trionfalismo, ma lo è in tutto e per tutto, lo è per una infrastruttura straordinaria che questa provincia aspettava di fatto da quando la TAV attraversò tutto il territorio della nostra provincia, lo è dentro uno schema di grande cambiamento. Le cose che ha ricordato il direttore Porcu
danno il senso, no? L'ha detto il presidente stesso, non è soltanto una fermata, non è soltanto un miglioramento della qualità della vita di tante persone. C'è qui Pietro Fagnoli, abbiamo avuto confronti in questi anni anche duri, serrati, però questo è il risultato. È la trasformazione di un territorio. È Frosinone, la provincia di Frosinone, che sbarca in un'idea di modernità, di ripartenza, di investimento. È una provincia che torna ad essere appetibile al nuovo investimento. E c'è la fermata, ci sono le corse, ci sono gli investimenti importanti sulle aree industriali. C'è una visione di una provincia, lasciatemelo dire, si discute sempre del poco peso che avremmo, che avrebbe questo territorio. Per carità, bisogna fare e si può fare sempre di più, però io credo oggi è un risultato davvero, davvero straordinario. Io non ce l'ho fatta a trattenere le lacrime mentre c'era l'illustrazione del progetto, mentre si annunciavano le due fermate a Cassino e le due fermate a Frosinone a partire dall'estate, quando si è annunciata il nuovo investimento sulla nuova fermata esclusiva dell'alta velocità, l'investimento sulla stazione di Frosinone, una stazione che riqualifica anche un tessuto urbano importante. Investimenti che non sono entrati nel dettaglio, ma si è annunciato per fare su altre stazioni, penso a quella di Cassino. Presidente, mi permetto di far notare un dettaglio che è emerso oggi durante la conferenza. Presidente, c'è un dettaglio sul quale concentrare anche l'attenzione. Ferrovie come occasione di sviluppo. E non è un modo di dire. Nicola Zingaretti e il presidente delle ferrovie hanno sottolineato un passaggio. Cioè, questi lavori, oltre a proiettare la provincia di Frosinone in una dimensione diversa, sono comunque il segnale di questa nuova fase nella quale il Lazio e l'Italia devono cominciare a tarare la bussola. Esempio pratico, concreto: le ferrovie non sono solo un mezzo di trasporto, sono un mezzo di crescita, e quindi si rifanno le stazioni, quello che lei diceva, ma si connette questa progettualità con una legge regionale, che è quella della rigenerazione urbana. Nicola Zingaretti su Roma ha detto: noi appoggeremo questa progettualità di ferrovie alla nostra progettualità e quindi rifacciamo Piazza dei Cinquecento, Trastevere, ha elencato tutta una serie di piazze. Più in piccolo, modestamente, centriamo pure noi. Frosinone, dopo oltre 50 anni, riconnette tutta la parte dello scalo con tutta la parte nord attraverso una progettualità che cambia completamente la parte di Frosinone, che oggi è considerata poco più di un parcheggio. Per chi la conosce sa che divide a metà un quartiere. Tra i progetti c'è una sopraelevazione che consentirà con grande facilità di passare da una parte all'altra di quel quartiere. Cioè, è questo il punto, è il senso di un nuovo investimento. Allora, il segnale è questo che contiene la giornata di oggi, i segnali che avremo nelle prossime ore su altre tipologie di investimento della regione stessa, le cose che continueremo a fare anche di sostegno alle aziende. Ora bisognerà ripartire. Ora, una cosa importante: noi abbiamo vissuto, anche per le cose che diceva il dottor Pizzutelli, la prima fase dell'emergenza lavorando per chiudere. Ora noi dovremo lavorare moltissimo, forse molto di più, per riaprire, per far ripartire l'economia, per fare in modo che si torni ad investire, e ciascuno deve fare la sua parte. In primis sono le istituzioni,
che ora debbono mettere in campo risorse perché ci siano infrastrutture, perché ci sia un tessuto che viene accompagnato, che viene sostenuto. Penso a tanti commercianti che, ad esempio, oltre al pagamento dell'affitto, ora dovranno fare un investimento per riaprire la propria attività. Ecco allora che è anche il momento di questi segnali. E dire non lasciare nessuno solo significa, da un lato, i bonus per la spesa, il sostegno economico all'attività, significa indubbiamente il pagamento della cassa integrazione nel più breve tempo possibile, ma significa anche rimettere in campo un modello di investimento territoriale capace di coniugare sviluppo, modernità e significato del futuro. Dicevano lacrime quanti, dice, dedico questo risultato ai tanti giovani che ora non dovranno più abbandonare necessariamente il proprio territorio per studiare o per cercare un'occupazione, per cercare una possibilità di scommettere su qualcosa di nuovo. Dopodiché, guardate, io penso sia davvero per Cassino, per Frosinone, per la stazione che verrà, un giorno memorabile. Coinvolgiamo anche gli altri ospiti, sì, su questo tema. C'era anche Marco Delle Cese, presidente del Cosilam, che sulla stazione aveva aperto anche la possibilità di un'alternativa. Ha detto: ma studiamo anche eventualmente la possibilità di Rocca Secca. Tra le tantissime reazioni, presidente, c'è stata quella compostissima del sindaco di Rocca Secca, che ha detto: guardate, qui non è una questione di campanile. Apprezziamo questa nuova stazione provinciale, perché anche se a Ferentino è la stazione di tutta la provincia, detto, noi adesso per arrivare a Milano ci facciamo 20 minuti, 25 minuti di macchina, prendiamo la linea superveloce, 2 ore e mezza e siamo a Milano, non dobbiamo più andare a Roma. Però, lui dice, dopo aver espresso tutti questi apprezzamenti, qui c'è anche il Sud. Il presidente del Consorzio di Sviluppo Industriale del Lazio Meridionale su questo tema è perplesso o è convinto che una soluzione ci sarà? Ma guardi, direttore, innanzitutto buonasera a tutti, anche agli altri ospiti. Su questo le dico lo stato d'animo. Lo stato d'animo iniziale è stato quello della persona alle quale è stato tolto un sogno. Diciamo così, perché la fermata da Rocca Secca questo in qualche modo rappresentava. Poi però c'è stato un risveglio molto più razionale e molto più pragmatico, perché diciamo la verità, oggi vince tutta la provincia di Frosinone. Magari per il nord il risultato è più tondo, ma comunque vince tutta la provincia di Frosinone. Le due fermate a Cassino e le due fermate a Frosinone subito da giugno, sono qualcosa che fino a ieri non c'era. Comunque la provincia di Frosinone avrà una fermata TAV. Comunque Roma, Firenze, Bologna, Milano da domani sono città che sono a noi più vicine. E poi onestamente la razionalità ci porta anche a pensare un'altra cosa, come consorzio di sviluppo industriale. Le nostre aziende ragionano su un livello che è quello europeo. E se il campo è quello europeo, è impensabile, è ridicolo fare un ragionamento tra Rocca Secca e Ferentino. È evidente che entrambe sono un grande veicolo per questa provincia. Allo stesso tempo, direttore, volevo aggiungere un paio di considerazioni rispetto a questo, perché alcuni temi, secondo me, è opportuno che anche vengano detti, perché prima il presidente Buschini ha parlato del peso della politica. Il peso della politica io, diciamo, lo voglio allargare, perché questa, secondo me, è anche una grande vittoria del presidente Nicola Zingaretti. Questo perché? Perché se Nicola Zingaretti non fosse stato segretario di partito e
diciamo socio di maggioranza di questo governo, io non sono certo che Ferrovie dello Stato avesse fatto un investimento così importante sulla Regione Lazio. Pertanto avere un presidente così importante è un ulteriore vantaggio che nella Regione Lazio ci porterà grandi risultati. Presidente Delle Chiese, guardi, la foglia di fico, faccio l'operazione scomoda, la foglia di fico la tolgo io. Allora, la linea ferroviaria è la stessa di 15 anni fa, da 15 anni, 20 anni a questa parte. Le stazioni sono assolutamente le stesse, le condizioni tecniche sono assolutamente le stesse. Se non ci fosse stato Nicola Zingaretti, socio di maggioranza di questo governo, noi qui 18 miliardi di investimenti in un colpo solo, ridisegnare lo scalo di Frosinone, fare la stazione di Ferentino, si stimano a regime alcune centinaia, forse migliaia di posti di lavoro, noi li vedevamo col binocolo. Il peso della politica è questo. Questo significa fare politica, e chi in queste ore se la sta prendendo con i sindaci dicendo il nostro sindaco non ha peso fa demagogia, cioè sta cercando di buttarla in caciara oppure non capisce assolutamente nulla. Un'operazione da 18 miliardi su un territorio, su una linea ferroviaria che è la stessa di prima, non la si fa così, la linea è la stessa. L'unica cosa che è cambiata è che oggi rispetto al passato abbiamo un governatore della regione che è vicino a questo territorio. Se vogliamo sapere il perché, chiediamolo a Mauro Buschini, magari ce lo spiega lui, o lo chiediamo a Francesco De Angelis se a qualcuno la situazione politica non è chiara. Noi questo territorio ha portato a casa non 18 miliardi, perché questo è quello da sottolineare, non due fermate al giorno, non una stazione ferroviaria che è la più moderna, ha portato la provincia di Frosinone a 2 ore e mezza da Milano, ed è questo che cambia il paradigma. Fiuggi adesso è a 2 ore e mezza da Milano. Abbiamo tolto la foglia di fico, Presidente. Cioè, guardate... Va bene, hai fatto bene a toglierla, va bene, mettiamola così. Però... Allora, chiederei, Presidente, c'è un'altra tipologia di investimento che noi dobbiamo cogliere, perché l'investimento è da un lato quello che descriveva il Presidente delle Cese. Cioè, noi torniamo ad essere appetibili a chi deve investire, cioè entriamo in quell'orbita. Ma voi immaginate, perché quando ce lo siamo sognati, e l'abbiamo sognata per tanti anni questa cosa, ci eravamo anche convinti che era impossibile, ma quando l'abbiamo sognata noi dicevamo: immaginate quanta gente potrà venire a abitare da fuori, per esempio dalla periferia romana, nella nostra provincia. Perché? Perché magari le case possono costare un po' di meno, perché la qualità della vita può essere superiore, perché diciamo se ci si impiega di meno dalla provincia di Frosinone ad entrare al centro di Roma che dalla periferia di Roma ad entrare al centro, questo è un altro tema molto molto importante. Penso ai pendolari, a quanto questa battaglia hanno fatto, l'hanno sostenuta in ogni modo possibile. Allora, guardate, la logica della scelta del luogo della nuova stazione è evidente che è una scelta industriale dell'azienda Trenitalia, che fa della dislocazione un elemento di centralità non soltanto rispetto alla provincia di Frosinone, perché non c'è soltanto... Per Trenitalia il punto non è soltanto la provincia di Frosinone, ma è evidente che in quel luogo c'è una superstrada che mette in contatto con l'Abruzzo, si trova esattamente sull'autostrada, è dentro la Monti Lepini e quindi Latina. È evidente che è dentro un tessuto che per Trenitalia ha avuto un livello di attenzione. Poi
noi dobbiamo ragionare perché ci sia un miglioramento del servizio in tutta la provincia. E questa è la battaglia che abbiamo fatto, e questa è la battaglia che continueremo a fare. Le due linee, le due corse da Cassino e da Frosinone sono il senso di una battaglia anche territoriale che io continuerò a fare, io insieme a Sara, insieme agli altri, continueremo a fare, perché dopo due ci può essere la terza. È naturale che bisogna discutere con Trenitalia anche rispetto al bacino d'utenza, rispetto all'importanza di quante persone se ne serviranno, però lo ha detto prima Marco, lo ripeto, noi questa cosa l'abbiamo sognata. E allora oggi io penso che non sia il tempo di una discussione all'interno della nostra provincia su quale territorio ha avuto di più e quale territorio ha avuto di meno. Io penso che ora noi dobbiamo insieme cogliere questa grande opportunità, e se bisognerà fare degli altri investimenti, penso al tessuto stradale, penso al livello di trasporti all'interno della nostra provincia, perché quello sia un luogo maggiormente raggiungibile, perché sia anche un terreno di investimento per il sud della nostra provincia, dove continueremo ad investire sul comparto industriale, su infrastrutture industriali, lo abbiamo fatto in questi anni e lo continueremo a fare. Però oggi è il momento di non dividersi su questo, nemmeno di cantare vittoria, ma di dire che è un'opportunità straordinaria che questa provincia deve cogliere. Allora, il presidente Buschini ha parlato di chi lo ha sognato per anni, e noi abbiamo qui il portavoce di chi ha sognato questo collegamento veloce tra la provincia di Frosinone e la capitale per anni. Lo ha fatto, come ha detto lo stesso Buschini, anche in maniera aspra, anche con confronti che non hanno escluso colpi, e oggi è anche una sua vittoria. Io l'ho detto contattandolo prima della nostra trasmissione. Pietro Fargnoli, allora, questa possibilità che si è aperta oggi risponde al sogno, ok, ma risponde alle esigenze dei tanti pendolari? Allora, questa risposta non è che risponde al sogno, questa risposta è il sogno. Cioè, sta scritto in un PowerPoint che noi abbiamo pubblicato a febbraio 2015. La soluzione ponte, quella fermata a Frosinone, a Cassino, è esattamente quello che noi proponevamo lì. E ovviamente 42.000 persone che fanno su e giù non potranno essere soddisfatte tutte da quell'unico treno, ma noi non dobbiamo vederla così. Noi ci siamo scontrati per anni, ci continuiamo a scontrare con la realtà di una regione, Trenitalia, che ci risponde sempre: sì, voi avete ragione, avete delle esigenze, ma l'infrastruttura è quella. Ma l'infrastruttura è nata prima del 1900, l'infrastruttura è sacra, non si può fare nient'altro. Questa cosa qui apre un ventaglio di opzioni inimmaginabili, non è quel singolo treno, cioè è aver messo nuova prima pietra, questo è il primo macigno per costruire degli scenari futuri che davvero possono soddisfare chiunque. È un'opportunità immensa, poi c'è da raccoglierla, il lavoro non finisce qui, da qua inizia, c'è tantissimo da fare. Ma come ho detto a tanti che mi hanno contattato oggi, tra avercela un'opportunità di fare qualcosa e non avercela, io preferisco avercela. E purtroppo si continuano a leggere, a sentire tanti detrattori. Sì, arrivano anche nei nostri sms, Pietro. Stanno arrivando adesso degli sms in cui dicono non si pensa ai pendolari. L'abbiamo presentato la prima volta, ci hanno preso in giro in tanti. Ma io mi rendo anche conto della fatica che è stata fatta dai funzionari della regione. Io non parlo di Nicola Zingaretti, che ha avuto un merito enorme ovviamente in questa vicenda, ma per arrivare lì c'è stato tantissimo lavoro che va riconosciuto per una volta da parte anche dei funzionari della regione, anche da parte dei pendolari, da parte di tutti hanno fatto la propria parte. E questa secondo me è un elemento di riflessione. Cioè, questa qui, sì, alla fine è una vittoria di Nicola Zingaretti,
è una vittoria di tutto il territorio, ma io credo che sia una best practice, diciamo, di una collaborazione tra cittadini, associazioni, politica, pubblico e privato per creare del valore per un territorio. Cioè, questo genere di collaborazione, se funziona, può portare a risultati come questi. Poi ovviamente ognuno si prenderà i suoi meriti, a me interessa il giusto, qua, a me interessa poco che sia merito di Zingaretti, di Buschini, di Battisti. Qui la cosa importante è che ferma in provincia di Frosinone un treno ad alta velocità, è una cosa rivoluzionaria. Prepariamoci tutti a coglierla questa opportunità, perché se rimaniamo a pubblicare post e dichiarazioni in cui si dice ma io l'avevo detto, io sono 8 anni che lo dico, come è comparso nel profilo di un sindaco della provincia, ma da qua non si va da nessuna parte. Guardiamo avanti, bisogna guardare avanti, cioè abbiamo un'occasione enorme tutti quanti. Allora, facciamoci responsabili tutti quanti di fare la nostra parte, ognuno per quello che può. Certo, i miei confronti altri ci sono stati, con Mauro Buschini diversi, tantissimi con i funzionari della regione, che ho massacrato negli anni, penso si sentono ancora male a sentire il mio nome. Li ho ringraziati tutti uno a uno, sono incredulo di questa cosa, oltre che di Nicola Zingaretti è una vittoria pure loro, io ci tengo a sottolinearla questa cosa. Pietro, prima di passare agli altri ospiti, siccome stanno arrivando un sacco di sms di pendolari del sud della provincia che si sentono tra virgolette traditi, ecco, siccome stanno commettendo, perdonami Fabio, l'errore lo so. Che è stato detto oggi in conferenza stampa: non dovete vedere il treno che vi porta a Roma, dovete vedere il fatto di essere connessi con un sistema che vi porti in Europa. Io capisco questo concetto, però magari se lo facciamo spiegare ad un pendolare professionista, scusami questa cosa Pietro, perché per noi tu rappresenti la voce appunto di chi viaggia ogni giorno, delle migliaia di persone che dalla provincia di Frosinone viaggiano ogni giorno, ecco, puoi spiegare tu questo concetto agli altri pendolari? Perché è importante, perché non cambia la vita al pendolare, ma è un'opportunità, come hai detto. Ecco, rafforza questo concetto, così magari rispondiamo ai tanti sms, non con le voci del politico come Mauro Buschini, ma la voce di Pietro Fargnoli che rappresenta i pendolari in questo momento. Non cambia la vita ai pendolari oggi e adesso, ovviamente cambia la vita ai pendolari. In prospettiva, da lì quel treno possono diventare 10. Ci sono tante cose da discutere che ovviamente ad oggi non possono essere definite. Vi faccio l'esempio: tanti mi chiedono sì, ma da Cassino poi sulla nuova stazione come scendere da un treno e salire su un altro, e quanto ci metto e mi converrà ancora. Forza di cose, oggi queste cose non possono essere definite. Io mi rendo conto che ce ne vuole per arrivare a questo livello. Vede, facciamo ognuno la nostra parte, facciamo ognuno le nostre proposte per un sistema che sia conveniente per tutti. Certo è, non esistevano, perché c'era una linea satura azioni. Noi possiamo velocizzare quello che vogliamo, ma quando oggi arriviamo a fila assieme ad un'altra linea per entrare a Roma Termini, sapete che non parlo di alta velocità, parlo di superare l'imbuto, che vuol dire in termini di regolarità del servizio, che vuol dire in termini di robustezza del servizio, che vuol dire, perché per entrare a Termini su una linea a alta velocità i problemi per entrare sulla linea affollatissima e antilinea storica. Quindi abbiate fede, abbiate pian fede, pianino si doni che servono se tutti collaboriamo e non gettiamo solo fango
per arrivare a un risultato concreto per i pendolari di Cassino, di Roccasettino, di Anagni, di Spurgola, di tutta la linea. Grazie, grazie Pietro, grazie, grazie davvero della tua testimonianza e della tua presenza qui. Se vuoi rimanere ancora con noi, altrimenti ti liberiamo da questa nostra ospitata, tra virgolette. Grazie, grazie ancora. Io passerei ora al... si è parlato prima di ripartire, lo ha detto il presidente Buschini. Abbiamo fatto uno sforzo nella prima fase per chiudere, adesso lo sforzo forse sarà ancora maggiore per ripartire. E chi più delle imprese del commercio ha questa esigenza, ma soprattutto affronterà queste difficoltà? Confcommercio è un interlocutore privilegiato per quel che riguarda le istituzioni, il governo, la regione, ma è anche e soprattutto la voce delle migliaia di commercianti della nostra regione e della nostra Italia. Abbiamo con noi Salvatore Di Cecca, il direttore di Confcommercio Lazio. Innanzitutto buonasera e grazie Di Cecca. La domanda che le faccio è molto semplice. La fase 2 sta per arrivare e le aziende del commercio hanno più paura o sono più scalpitanti? Buonasera a tutti, gli autorevoli ospiti e grazie a Teleuniverso per questa opportunità. Siete sempre presenti e molto attuali su quelli che sono i temi in essere. Un primo passaggio volevo farlo anch'io complimentandomi con il presidente Zingaretti, con il presidente Buschini per questa importantissima opera che prevederà l'alta velocità nella provincia di Frosinone, con le due fermate su Frosinone e su Cassino. E quindi d'altronde, insomma, anche Confcommercio in sede di insediamento del presidente Zingaretti è stato già lì il nostro presidente Acampora, appunto, che diceva importanti queste opere, quindi non campanilismi, perché è importante che una regione unita con opere infrastrutturali importanti permette a tutti, insomma, di lavorare meglio e sicuramente alle nostre imprese di essere più competitive. Quindi bene l'opera dell'alta velocità su Frosinone, come altrettanto auspicabile è, sarebbe iniziare a prevedere l'altra annosa opera, che è quella della Roma Latina, insomma, che permette, insomma, dove ogni giorno molti pendolari per arrivare a Roma sanno quando partono, ma non sanno come quando ritornano. Ci si può arrivare da Latina in un'ora, come spesso, insomma, ci si arriva in tre ore. Quindi benvenga, complimenti per questa opera. Come molto importante anche il discorso che faceva il direttore Porcu sul tema della rigenerazione urbana. Il tema della rigenerazione urbana è un altro strumento importante sul quale bisogna puntare. La regione su questo ha lavorato molto bene anche sul tema delle reti d'impresa. Ricordo, insomma, che nella regione Lazio sono state finanziate 163 reti d'impresa e probabilmente, rientrando ora al tema cosa serve alle imprese, sicuramente un rifinanziamento delle reti d'impresa, semmai con particolare attenzione proprio ai temi della fase 2, quindi della fase di ripresa, sicuramente un incentivo e un rifinanziamento delle reti d'impresa che puntano principalmente ad aiutare le imprese nella fase 2 potrebbe essere sicuramente un'idea importante. Ritornando al tema, volevo dividere il mio intervento su tre settori. Innanzitutto darei qualche dato macroeconomico che ci permette, insomma, di capire un po' il disastro che c'è delle nostre imprese, dove i dati del centro studi di Confcommercio, che vedono un calo dei consumi nel mese di marzo del 37%, con il rischio di perdere circa 50 miliardi di consumi, di cui la metà solamente per alberghi e ristoranti, che sicuramente il tema del turismo, il settore del turismo, è uno dei più
danneggiati da questa pandemia. Un PIL ad aprile che prevederà un meno 13%, un turismo azzerato con circa 30 milioni in meno di turisti italiani e stranieri. Questi sono dati già certi, insomma, nel periodo marzo-maggio, senza considerare la chiusura delle imprese di servizi che rappresentano il 43,68%. Quindi sicuramente in un quadro così, così disastroso, il passo del decreto liquidità sicuramente è da ritenersi un primo passo, ma insufficiente. Le imprese hanno bisogno di certezza, hanno bisogno di zero burocrazia, hanno bisogno di liquidità immediata e sicuramente a breve hanno bisogno di rinvio delle scadenze sia da un punto di vista fiscale che previdenziali. L'intervento del Presidente Sangalli non a caso stamattina parlava quindi di indennizi e contributi a fondo perduto, perché dare liquidità alle imprese attraverso l'ulteriore indebitamento con il decreto liquidità sicuramente non è questa la soluzione. Quindi un primo passo buono, importante, ma sicuramente bisogna fare di più e bisogna dare indennizi e contributi a fondo perduto. Questo è quello che si aspettano le imprese. Tra l'altro, tornando al tema della fase 2, noi siamo in continuo contatto con gli uffici regionali, abbiamo anche inviato un vademecum su quelle che potrebbero essere alcune idee per ripartire. Si è lavorato molto bene con l'assessore Ornelli sull'apertura delle librerie, che insomma ha portato sicuramente in questa prima settimana risultati molto, molto importanti, ma bisogna in qualche modo fare di più. A livello locale sicuramente vanno, visto che molti dei danni sono sicuramente per le attività turistiche, quindi parliamo in particolar modo dei pubblici esercizi, quindi la richiesta è quello che abbiamo fatto a tutti i comuni di un azzeramento delle imposte locali, prevedendo per quello che è possibile anche in questa fase 2, visto che le imprese, noi lo diciamo sempre, hanno chiuso non per loro demeriti, ma che sono state costrette a chiuderlo. Quindi la richiesta sarebbe quella di un ampliamento anche degli spazi pubblici esterni, visto che il tema principale sarà quello del distanziamento sociale, sicuramente un ampliamento degli spazi esterni per poter svolgere l'attività in modo più sicuro. E sicuramente le imprese sono pronte, come ha detto il nostro presidente Acampora, le imprese sono pronte, noi siamo pronti. Sicuramente una cosa che sulla quale dobbiamo stare attenti è quella che non deve essere una gara a chi fa le misure di prevenzione più importanti rispetto ad altri. Sicuramente quindi bisogna ripartire, e bisogna ripartire tenendo conto di tre fattori importanti, che sono la sostenibilità economica, la sostenibilità ambientale e la sostenibilità sanitaria. Anzi, prima la sostenibilità sanitaria, poi la sostenibilità economica e la sostenibilità ambientale. E su questo tema posso evidenziare anche un aspetto, insomma, perché ci dice Di Cecca che di fatto noi abbiamo una prospettiva adesso di sviluppo in questo settore. Questo ci richiama anche a un tema che è un po' rimasto aperto fin dall'inizio, sul quale poi chiamo anche un attimo tutti quanti gli ospiti, a partire da... Ricordiamo che abbiamo anche il segretario Chierchia. Anche il segretario Chierchia, così le coinvolgiamo. Allora, c'è un punto che è rimasto aperto, e partirei anche da delle cese che prima ho interrotto. Allora, guardate, qui c'è un punto di sviluppo che parte da tutta una serie di cose che noi avevamo messo in piedi prima della pandemia, e cioè... dicevamo con delle cese, ma per il sud del territorio tutto il lavoro fatto in precedenza dall'Università di Cassino e soprattutto le possibilità di sviluppo che sono legate ad APEA, cioè i finanziamenti europei per trasformare, modernizzare le aree industriali in dei posti dove l'energia venga prodotta e consumata in una maniera
molto molto più conveniente ed economica di oggi. Tema che coinvolge anche la Regione Lazio, tema che coinvolge poi, e così sentiamo anche Chierchia, anche il ruolo che noi abbiamo scoperto nella sanità, che abbiamo ricordato nelle puntate scorse, era stato sempre bersaglio di chiunque passasse in un pronto soccorso e si sentiva in diritto di insultare, protestare, a volte anche malmenare solo perché faceva la fila e senza avere neanche un esame di medicina si mettevano a contestare gente che ha 12 anni di studi e chissà quanti di pratica sulle spalle dicendo che sopra internet c'è scritta un'altra cosa. Allora cambia un attimo il paradigma, comincerei da Delle Cese su questo. Direttore, è vero, il discorso era stato interrotto riguardo alla questione Roccasecca. Io non credo affatto che sia stato un lavoro inutile, credo che sia stato fatto un buon lavoro e credo che questo progetto sia servito anche a valorizzare e far conoscere un'area industriale importante che è quella di Roccasecca. Mi permetto di aggiungere anche un'altra riflessione, cioè ma se non ci fosse stato quel lavoro, sappiamo che Ferentino è un'attività che va avanti da 8 anni, ma se non ci fosse stato quel lavoro in questo ultimo anno e mezzo, diciamo, perché io l'ho ereditato da chi c'era prima di me, se non ci fosse stato quel lavoro, siamo certi che ci sarebbero state poi le fermate su Cassino e quant'altro? Allora, diciamo così, credo che mai nessun lavoro è così, per dire, inutile. Allo stesso tempo credo una cosa, la Regione ci sta dimostrando che è pronta a fare grandi investimenti. Su questi grandi investimenti, quello della TAV non era l'unico che noi avevamo sul tavolo, ne avevamo diversi e sugli altri siamo assolutamente in corsa. Su Apea ricordo che siamo arrivati primi in tutta la Regione Lazio. Poi c'è il casello di Roccasecca, poi ci sono infrastrutture importanti. Poi credo che si debba valorizzare quello che è il grande tesoro della parte sud della provincia di Frosinone, che è l'Università di Cassino. Beh, i temi adesso ci sono e sono importanti. A me è sembrato di capire una cosa. Adesso che i soldi ce li dia l'Europa o ce li dia l'Italia, una cosa è chiara un po' a tutti, cioè che per ripartire, appunto, c'è bisogno di grandi investimenti. Per far arrivare questi grandi investimenti anche in provincia di Frosinone, dobbiamo essere bravi nelle progettualità, dobbiamo essere pronti. E credo che noi abbiamo queste condizioni. Noi dobbiamo adesso metterci sotto con le progettualità e mettere in campo dei progetti importanti, perché la Regione anche in questo caso ha dimostrato che sa ascoltare e sa fare questi investimenti. Chiarissimo. Chierchia poi anche sulla nuova prospettiva che pone questa pandemia e anche su un aspetto che voi come sindacato CISL avete messo in evidenza proprio in queste ore, anche e soprattutto con la Regione. Ma la questione che noi abbiamo messo in evidenza in queste ore è che sicuramente tutti ci siamo accorti che in questo periodo di pandemia c'è stato un problema in questo paese, in tutto il paese, quello di aver sottovalutato il sistema sanitario pubblico e gli investimenti che in questo sistema sanitario pubblico andavano fatti. Tra l'altro noi siamo una regione che siamo purtroppo passati per un commissariamento lunghissimo, troppo lungo davvero, che ha visto dei ministeri che nulla avevano a che vedere con la salute fare tagli e impedire in qualche modo di essere normali in un sistema sanitario pubblico e andare in qualche modo a essere il più possibile vicino ai cittadini e soprattutto cercare di fare la miglior sanità possibile anche senza poter assumere per 10 anni, perché è stato uno dei problemi che abbiamo avuto in questa regione. E in questa regione infatti il gap che c'è di dipendenti rispetto al turnover che non è stato messo in atto è stato altissimo.
mancano all'appello 10.000 unità di personale che soltanto in quest'ultimo anno, da quando si stanno allentando e siamo usciti, diciamo, dal commissariamento, anche se il piano di rientro ancora insiste purtroppo sulle nostre casse, anche di cittadini, stiamo cominciando in qualche modo a assumere dipendenti. Ora però che cosa è successo? Noi abbiamo potuto vedere che la campagna di delegittimazione che è stata fatta in questi anni sui lavoratori pubblici, e quello che ha detto lei è vero, cioè noi purtroppo abbiamo da sempre avuto dei problemi nel non poter con i cittadini avere un rapporto diretto, ma diciamo così inflazionato e disturbato da azioni di chi voleva sul sistema pubblico in particolare demonizzarlo e far sì che questo non venisse invece valorizzato al giusto punto. Ora invece in questo periodo di pandemia si è visto davvero quanto è importante avere una sanità che funziona, si è visto davvero quanto è stato importante avere dipendenti, personale sanitario che fosse competente, che fosse veramente vicino ai cittadini e che con spirito di abnegazione, con grande coraggio soprattutto, con grande coraggio ha messo a repentaglio anche la propria salute e non soltanto la propria salute, anche quella dei propri cari, tra l'altro perché quando si torna a casa dopo aver vissuto in ospedale o in una struttura sanitaria con quello che è avvenuto in questo periodo c'è questo rischio, si è in qualche modo capito bene quanto è importante questo sistema, quanto sono importanti questi lavoratori, quanto coraggio hanno avuto e li abbiamo chiamati eroi, non tanto noi che facciamo tutela e che in qualche modo assistiamo sindacalmente e soprattutto questi lavoratori, e parliamo di infermieri, parliamo di tutto il personale sanitario che è stato veramente incredibile su quello che abbiamo vissuto in questi ultimi due mesi. Ora però è arrivato il momento di dare un tangibile ringraziamento a questi lavoratori, un tangibile ringraziamento dopo averlo sbandierato e detto per due mesi in tutti i talk show che abbiamo assistito a livello nazionale. Abbiamo chiamato eroi questi. Kierkia, secondo lei non basta quello che ha fatto la regione? Cioè, la regione ha preso un impegno, ha detto noi riconosciamo a queste persone un premio in denaro che certo non li va a ripagare di tutto l'impegno che hanno messo, quello è impagabile, però vogliamo dare un segnale per far capire che noi abbiamo apprezzato. Secondo lei questo non basta? No, non è che non basta. Noi abbiamo fatto, così come in altre regioni, non soltanto il Lazio, un accordo con la regione che è venuta in qualche modo ad incontrare le esigenze dei dipendenti cercando di valorizzarli. E abbiamo fatto un accordo che andava in qualche modo a dare un sostegno economico e soprattutto una valorizzazione del lavoro svolto a questi lavoratori. Si è fatto un accordo che riteniamo soddisfacente, anche se pensavamo di poter avere più risorse ancora da poter mettere in campo. Abbiamo stanziato i 24 milioni di euro che il DL18 del 2000 aveva previsto già come governo che fossero assegnati al Lazio all'articolo 1 del DL18 e dopo una trattativa che è andata avanti per parecchio tempo la regione ha messo sul piatto della bilancia per andare a incontrare questa valorizzazione 12 milioni di euro, quindi per un totale di 36 milioni di euro. Che cosa sta avvenendo però? Purtroppo, queste sono le notizie dell'ultima ora e il nostro dispiacere, che non abbiamo potuto poi dare gambe a questo accordo perché il secondo step sarebbe stato, così come prevedono le norme, come prevedono i contratti collettivi, andare in azienda, fare il secondo livello di contrattazione e andare a fare un confronto con le parti sociali dell'azienda e verificare dove si dovessero in qualche modo investire queste risorse e dare una vera valorizzazione. Per farla breve, per parlare del caso di Frosinone, noi abbiamo ricevuto invece una comunicazione da parte dell'azienda e speriamo che su questo la regione, il presidente, l'assessore in particolare dia un segnale. Insomma, abbiamo ricevuto una comunicazione da parte dell'azienda che, senza fare nessun tipo di confronto con le parti sociali della stessa azienda, comunicava che avrebbero avuto diritto a questo riconoscimento 649 dipendenti. Ora, l'azienda di Frosinone ha oltre 4.000 dipendenti,
i 649 corrispondono circa a un 16% del numero di dipendenti che sono stati impiegati in questa grandissima azione di coraggio, come ho detto prima, e di assistenza per la salute dei cittadini, e riteniamo che sia davvero questo un dato e un numero che non rappresenta appieno l'accordo fatto in regione l'11 aprile scorso con l'assessore D'Amato, ma soprattutto crediamo che ci debba essere assolutamente un vero confronto dentro l'azienda per poter andare a fare quello che è giusto, dare un riconoscimento economico, come nel titolo dell'accordo firmato l'11 aprile con l'assessore D'Amato, a questo personale. Momento. Speriamo. Soltanto, perché altrimenti poi ci ingolfiamo troppo con i messaggi. Sono tantissimi quelli arrivati al 334-39-444-00. Ne abbiamo già visto una selezione scorrere. Sì. Prima di sentire di nuovo gli ospiti, ne vogliamo selezionare qualcuno? Ce n'è qualcuno particolarmente importante? Ce n'è qualcuno al quale bisogna rispondere, perché ad esempio... Magari a tutti. A tutti bisognerebbe, però... Ci sono quelli che sono insinuatori, ecco. Scusate, ma questa non era una trasmissione per il coronavirus o fate pubblicità alla politica? Signor Anonimo, che poi non si firma neanche da Anonimo, non è che lei può venire qui e dettarci la linea della trasmissione. Noi stiamo cercando di fare la linea della trasmissione relativa al coronavirus. Ma il coronavirus è un mese che ne parliamo, se lei poi le vuole sapere le regole relative al contagio, noi ne riparliamo, è un mese che ne parliamo. Però probabilmente non stiamo facendo alcuna pubblicità alla politica, abbiamo parlato di un progetto, adesso stiamo parlando dei medici con il dottor Chierchia, abbiamo parlato dei pendolari, abbiamo parlato delle imprese, continueremo a parlare. Poi se lei è più bravo venga qui e parliamo insieme del coronavirus. Ma per l'amore di Dio non l'invitare neanche, anche perché insomma è un paese di presidenti del Consiglio dei Ministri, di allenatori della Nazionale. Oggi con i messaggi abbiamo scoperto che abbiamo anche in circolazione tanti esperti di intermodalità e di pendolarismo. Peccato che in questi anni non si siano mai fatti apprezzare per una delle loro idee e soprattutto non ci abbiano capito assolutamente niente di questa trasmissione, anche perché... abbiamo avuto meno male l'accortezza di avere Pietro Farnioli, che è uno che... Ah, il dottor Pizzutelli abbiamo avuto prima, che è il maggiore esperto qui in provincia di Frosinone. Sì, ma veramente, al di là di questo... Ce n'era uno? Ricordiamo, sì. Pietro Farnioli è persona che in tempi non sospetti, da pendolare, da persona che vive purtroppo sulla sua pelle i limiti di questa linea ferroviaria, aveva... scritto insieme a tanti altri, facendo uno studio scientifico, serio, insieme a tante altre intelligenze che viaggiano sui nostri treni, guardate, c'è questa possibilità, e ha guidato questo team di persone che ha dato questo contributo, che poi a distanza di anni fatti hanno detto, beh insomma, la vostra idea non era tanto campata in aria, tant'è vero che buona parte è stata presa in considerazione e attuata. Vorrei sapere quali basi scientifiche hanno quei presidenti del Consiglio prestati a una tastiera del telefonino per fare buona parte delle affermazioni basate su nulla. Credo che Farnioli, da pendolare, sia una persona che abbia molta, molta più competenza di loro, quantomeno per avere vissuto chilometri e chilometri suo malgrado e ore di crocifissione durante i ritardi sotto al sole, per cui più di chiunque altro può esprimere un giudizio. Se ci dice Farnioli che è un lavoro fatto bene, anche per chi corrisponde a buona parte di quello che hanno scritto i pendolari, viva Dio. Poi, per chiudere con quel messaggio di Anonimo, probabilmente si è perso un pezzo di trasmissione. La ferrovia ad alta velocità è fase 3 del Covid. Siamo fuori. Se vogliamo rotolarci ancora nella paura del fango, vogliamo vivere in questo incubo, lui è libero di farlo. Noi stiamo pensando a fase 2 e viva Dio, c'è una regione che sta pensando a fase 3, come buona parte degli ospiti che abbiamo qui oggi. C'è un altro SMS che solleva problemi reali. Ovvero, ci dice, ok, Fiuggi però non è a 2 ore da Milano, perché con i mezzi pubblici ci si arriva in 2 ore a Ferentino. Nella nostra provincia le aziende pagano per avere un servizio internet decente, ma la copertura internet nei vari comuni non è accettabile. Immaginiamo oggi con le lezioni online.
I grandi investimenti non si sono fatti in questo territorio, oggi si fa questo grande investimento perché è RFI che sicuramente vede profitto, altrimenti non penso che ci sia Zingaretti che tenga. Chi risponde a questo qui? Direttore, tu non ti arrabbiare perché ti sto vedendo già un po'. No, è vero, facciamo un discorso serio. È vero che per raggiungere Ferentino da Fiuggi con un mezzo pubblico è un po' un'avventura. È pur vero che questa sera noi siamo stati fortunati perché abbiamo avuto un leggero miglioramento di infrastruttura tecnica, ma la connessione fa pietà in gran parte della provincia di Frosinone, ma questo non c'entra niente con un'opportunità da 18 miliardi che arriva su questo territorio e che non va a finire nelle tasche solo di qualcuno, ma è una possibilità per tutti. 10 allora, secondi e poi non parlo più. 10 però. L'autore di questo messaggio è la stessa persona che se la stazione ferroviaria l'avessero fatta a Latina avrebbe detto che siamo governati da degli incapaci perché un'infrastruttura da 18 miliardi non siamo stati capaci di prenderla noi e l'avevano fatta in un altro territorio. Non parlo più. Non parli più? Allora, no, parla, rispondi a questo qui. C'era Buschini che... Invece di parlare dei treni, perché non parliamo del signor Conte che dovrebbe mettere la mano in tasca per far arrivare qualche soldo nelle nostre tasche dall'INPS che fanno i vaghi? Il fatto è che i soldi non ci sono, l'abbiamo spiegato nella puntata scorsa, se quel signore l'altra volta stava guardando qualche trasmissione più piacevole, non posso ripetere la trasmissione della puntata scorsa. C'era Buschini che magari voleva aggiungere qualche dettaglio. Sì, su questa cosa volevo aggiungere io, mi leggo un po' al messaggio che c'è stato. Sì, Salvatore Di Cicca, prego. A volte quando noi parliamo di non burocrazia o di certezza e immediatezza delle decisioni, a volte facciamo riferimento proprio a questo, perché se non ricordiamo male, qualche settimana fa, a proposito della cassa integrazione, c'era stato detto in televisione che entro il 15 di aprile ci sarebbe stato il pagamento della cassa integrazione, cosa che noi addetti ai lavori e ai consulenti sapevamo benissimo che era un'affermazione tecnicamente impossibile, quella di avere la cassa integrazione entro il 15 di aprile. Sotto questo punto di vista volevo anche sottolineare la bontà del lavoro fatto in regione dall'assessorato tutto con tutto il suo staff di concerto con le associazioni di categoria, che noi che seguiamo un po' anche gli accordi regionali nelle altre regioni, sicuramente la regione Lazio ha fatto un accordo sulla cassa integrazione in deroga tra i migliori a livello nazionale. Il problema, dobbiamo anche dirlo, il problema è molto grave, il problema è dell'INPS, perché ad oggi la regione Lazio ha inviato, penso quasi tutte, ad oggi, ora non ho gli ultimi dati, ma presumo che abbia inviato quasi tutte le casse integrazioni in regione. Confermo quasi tutte. Ecco, ha inviato tutte le casse integrazioni, perché se mi consente giusto anche una spiegazione tecnica. La regione Lazio ha ricevuto 144 milioni di euro dal governo come prima tranche per le erogazioni delle casse integrazioni in deroga. La regione la settimana scorsa aveva ricevuto 47.000 domande e la cassa integrazione copre solo 32.000 domande, quindi la regione ha inviato tutte le domande a copertura di questa prima tranche di cassa integrazione. Ovviamente so che è già stata fatta richiesta, quindi analogo importo che arriverà. Quindi il problema è che la regione, dopo un inizio un po' così, ma ovviamente spiegabile, noi abbiamo anche avuto una funzione di sprone, come sa il presidente Buschini, su questa cosa. Non era assolutamente un intervento polemico, ma il nostro era solamente quello di spronare a fare di più, perché poi noi siamo l'interfaccia principale delle imprese, quindi sicuramente ricevendo decine e decine di telefonate. Il problema è l'INPS, perché ad oggi, caro direttore, ad oggi l'INPS ha erogato zero cassa integrazione. Di tutte le casse integrazioni che sono state inviate dalla regione, ad oggi l'INPS non ha dato alcun protocollo alle casse integrazioni, e finché l'INPS non protocolla,
non dà un numero di protocollo delle casse integrazioni, i consulenti del lavoro non possono inviare il modello con il modello SR41 dove si inseriscono le coordinate bancarie, finché i consulenti del lavoro non inviano questo modello, i dipendenti delle nostre imprese, ai noi, non riusciranno ad avere la cassa integrazione. Ma dove sono questi soldi però? Perché la vedo molto addentrato, penso che lei come professionista abbia una visione d'insieme della situazione. Allora, i soldi non sono stati erogati dall'INPS, immaginiamo un percorso tortuoso che dalle casse di chissà quale istituto deve portare questi soldi all'INPS, in quale curva del fiume si è fermato questo fluire di soldi? Si è fermato nel fiume che l'INPS probabilmente non ha la struttura tecnica per esaminare questo numero importante di pratiche. No, scusate, posso esprimere la mia perplessità? Cioè, Regione Lazio, che comunque ha un adeguato numero di dipendenti, si trova a gestire non il doppio, non il triplo, non il quadruplo, ma molto di più. E tutti insieme delle domande di cassa integrazione e ci riesce, e INPS no, resto perplesso. Consideriamo che su 56.000 domande presentate in regione, io non voglio considerare, ma prendendo per esempio in esame le nostre due province di Latina e di Frosinone, di queste 56.000 pratiche il 9,5% sono state presentate su Latina, il 7,9% su Frosinone. Significa che l'INPS di Latina si troverà a gestire 5.600 pratiche di cassa integrazione e l'INPS di Frosinone l'8%, insomma, si troverà a gestire 4.000 pratiche. Se noi conosciamo le nostre strutture delle sedi INPS di Latina e Frosinone, gestire 9.000 pratiche, forse con 2-3 dipendenti, 4 dipendenti, capiamo benissimo che la situazione è molto 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 complicata. E di questo siamo molto preoccupati per le nostre imprese e per i dipendenti, perché io voglio anche sottolineare una cosa, che è facile dire no, ma tanto le imprese hanno messo in cassa integrazione. Le nostre imprese, il 92% delle imprese che hanno presentato la cassa integrazione sono imprese che hanno fino a 5 dipendenti. Quindi significa che le imprese fino a 5 dipendenti sono dipendenti di famiglia ormai, cioè sono dipendenti che le imprese conoscono, non è che possono dire ho fatto la cassa integrazione e poi vedete quando riprendete. Quindi molte imprese si trovano anche nella condizione difficoltosa, chiaramente, anche di anticipare, anche non potendo, ma di anticipare le casse integrazioni ai dipendenti, quindi con un notevole aggravio, perché non è semplice dire tanto state in cassa integrazione, ma quando hai 4 dipendenti, semmai di imprese che ce li hanno da 20 anni, 30 anni, quei dipendenti con famiglie a carico, capiamo bene, insomma, che la situazione è molto molto complicata. Buschini, lei che cosa aggiunge a questo discorso? È questa la situazione, e soprattutto se ha notizie relative alle tempistiche per i pagamenti. Abbiamo perso Buschini? Ah, non abbiamo più il presidente. No, fino Buschini. A un secondo fa c'era. C'era delle cese invece che sì. Sull'aspetto della fibra voleva aggiungere qualche cosa, perché c'era anche il tema che avevamo introdotto su quel messaggio che diceva delle infrastrutture che erano assolutamente carenti. Beh, questa è la sera delle infrastrutture. A proposito di infrastrutture, proprio ieri come Cosilam abbiamo approvato un progetto sull'infrastruttura digitale in tutta l'area industriale che riguarda l'anello di Cassino, diciamo la parte dove lavorano la maggior parte delle aziende dell'indotto Fiat, insieme a tutta un'altra parte che riguarda appunto il territorio di Roccasecca. Facciamo un intervento di quasi 1 milione di euro per portare la fibra in tutto quel territorio. Beh, senza che mi dilungo, sappiamo l'importanza della fibra, soprattutto per chi oggi è un'azienda che lavora sul mercato globale. È un investimento importante, e questo investimento lo facciamo con la 46, con la legge 46,
Cioè la legge sull'indotto Fiat e su tutto lo sviluppo dell'area intorno alla Fiat, varata, insomma, se non sbaglio, intorno al 2006, grosso modo. Sì. Scusatemi. La legge 46 è del 2002, direttore. Direttore. Mi sono sbagliato di 4 anni. Presidente, l'abbiamo colto in castagna. Il direttore perde colpi. No, o meglio, del 2002, finanziata nel 2006, ecco. Assessore all'epoca Francesco alla fine De Angelis. C'ha ragione lui. Nel 2002 De Angelis era all'opposizione. Ah. Ed era vicepresidente della quarta commissione bilancio, giusto? Bene. E da lì si è ripreso immediatamente, i conti tornano a posto, e da lì ottenne il primo finanziamento per la 46, ed eravamo in periodo di piena crisi per lo stabilimento ed aveva dei bei baffi neri. Si è ripreso, d'accordo, siamo... basta, Presidente, non mi permetterò mai più. Presidente Buschini, una cosa, il discorso che faceva di Cecca prima era tra virgolette anche un po' inquietante, perché abbiamo questa mole di persone, di aziende, micro aziende soprattutto, che attendono ormai invano da settimane, e il discorso era inimmaginabile prima, ma possiamo immaginare, voi come regione avete firmato l'accordo per l'anticipazione con ABI per quanto riguarda le banche, ma anche lì abbiamo visto che le banche comunque cincischiano, quindi a che livello siamo, cosa possiamo dire a tutte queste imprese? No, innanzitutto l'accordo con ABI può funzionare. Vi dico, le banche del nostro territorio mi hanno fatto sapere di essere disponibili a fare questo ragionamento di anticipazione. Occorrerà fare questo nel momento in cui l'INPS avrà lavorato le pratiche, e quindi a quel punto di fatto il lavoratore titolare della cassa integrazione, del possibile assegno di cassa integrazione, potrà chiederne l'anticipazione. E dico però, non devo essere avvocato difensore del territorio, ma le banche del nostro territorio hanno fatto sapere che sono disponibili a fare questo ragionamento. Se mi è consentito, a me, io volevo rendere dell'intervento di Cecca un aspetto molto importante, e cioè l'idea della riapertura e di come deve essere accompagnata. Io su questo sono d'accordo, e dico anche la Regione sul tema riapertura vorrà sostenere le aziende, sia sulla parte di investimento che dovranno fare. Immaginate quante aziende nella chiusura obbligata hanno perso una parte della merce che avevano dentro. Un esempio su tutti può essere quello di un ristorante che nel momento in cui ha chiuso, o meglio è stato fatto chiudere, avrà perso tutto quello che aveva come scorte, e dovrà fare fra virgolette l'investimento della prima fornitura, no? E su questo, ad esempio, noi stiamo studiando una possibilità di affiancamento. Però il dibattito dei prossimi giorni, e su questo dico a questa emittente televisiva, sarà fondamentale seguire questo pezzo del dibattito che sto per dire, secondo la mia modesta opinione, sarà quello sul decalogo della sicurezza. Noi dovremo ripartire, ma sarà importante ripartire con la sicurezza, perché il direttore Porcu diceva una cosa che condivido totalmente all'inizio, diceva la nuova normalità. Noi nei prossimi mesi avremo una normalità che non sarà quella che noi ricordiamo, quella alla quale eravamo abituati, sarà una nuova normalità. Quindi le strutture dovranno essere aiutate con norme semplici, comprensibili e facilmente applicabili, a fare in modo che le strutture siano in sicurezza. Dal fatto che il ristorante si potrà andare esclusivamente su prenotazione, al fatto per esempio che in un ristorante va predisposta l'idea che per ogni persona ci debbano essere 4 metri quadrati disponibili,
Quindi vorrà dire, ad esempio, che quell'attività che prima era aperta per un determinato numero di persone dovrà fare l'attività per un numero inferiore, ma diceva una cosa molto importante. E io lo vedo come un appello e mi permetto di dire che lo raccolgo in pieno. Cioè, tu dicevi, ci conosciamo di persona, aiutare a fare l'attività fuori dai locali, soprattutto quest'estate. Questo, ad esempio, vorrà dire aiutare i comuni a fare in modo che ci sia una moratoria sul suolo pubblico, sull'utilizzo del suolo pubblico. Esatto. Spingere a mettere i tavoli, un pezzo di attività fuori. Questo perché, oltre alla sicurezza necessaria, ma ci sarà una scelta di mercato chiara. Se fino a prima della crisi Covid noi sceglievamo il ristorante esclusivamente sui gusti, sui piatti, la qualità e quant'altro, un requisito sarà scegliere il ristorante anche in base alla sicurezza che quella struttura offrirà. E quindi ogni struttura dovrà dire quante volte sanifica il locale, dovrà indicare fuori quante persone possono stare contemporaneamente in quel locale. Gli operatori debbono lavorare con la mascherina, agli operatori va misurata costantemente la temperatura e se supera 37 gradi e mezzo il lavoratore deve tornare a casa. All'esterno del locale ugualmente ci dovranno essere strumenti per misurare la temperatura a chi entra e se hai 37 e mezzo non puoi entrare. Allora, questo che può essere vissuto come un ulteriore appesantimento per l'attività, siccome sarà straordinariamente necessario, perché se ripartiamo senza la sicurezza nel giro di 10 giorni, come hanno ricordato gli esperti, come ha ricordato l'assessore D'Amato, come ha ricordato il direttore dell'ASL, nel giro di 10 giorni il rischio è che ci siamo di punto a capo, e quindi questo noi lo dobbiamo evitare. E io in questo momento mi sento straordinariamente vicino, ma lo dobbiamo fare con i fatti, quindi il tuo appello io lo raccolgo e lo porterò in regione già da domani mattina, ma è un dibattito che si è già aperto. Noi dovremo affiancare le attività ad applicare tutto questo, il personale, i lavoratori a fare tutto questo, perché sarà un punto straordinariamente importante. Kierchia, questa pandemia come cambia invece la percezione della vostra categoria? Perché dicevamo prima, ad esempio, nella sanità l'impiegato pubblico in genere viene visto come il fannullone, poi vediamo, arriva una marea di pratiche di cassa integrazione alla Regione Lazio, vengono a costo di lavorare di giorno e di notte, comunque vengono smaltite in tempi che non avremmo mai immaginato, al punto che ci è stato spiegato, poi valle a dividere per le varie province e lì si ingolfano perché non ce la fanno. La percezione invece del dipendente pubblico e in particolare quello sanitario esce migliorata da questa pandemia? Non sento Kierchia. Adesso ecco, mi avete tolto il... Perfetto. Se mi permette, perfetto, però vorrei fare proprio un punto sul anche discorso delle casse integrazioni. Tra l'altro è chiaro che il lavoro che deve essere svolto dall'INPS è un lavoro che dopo che la Regione Lazio manda le casse integrazioni di verifica che le imprese hanno correttamente il diritto a far in qualche modo fare questa integrazione salariale, perché in caso questo non avvenisse ci sarebbe in qualche modo un indebito erogazione di questa cassa che poi in qualche modo andrebbe a carico degli stessi. Tenete conto che per quanto riguarda i servizi pubblici in genere, poi parlerò magari più della sanità perché è questo l'argomento sul quale prima stavo insomma dicendo, rispetto anche all'accordo dell'11 aprile, è chiaro che i servizi pubblici tutti sono stati in questo momento di pandemia importantissimi, perché gran parte degli uffici pubblici, dei servizi che vengono dati ai cittadini sono continuati ad essere attivi. Su questo volevo anche ricordare dei casi che sono veramente dolorosi.
proprio parlando di IMSS, ci sono stati dei caduti per coronavirus. C'è stata la sede IMSS di Latina, ad esempio, che è stata chiusa per coronavirus. Ci sono stati 6 dipendenti contagiati, di cui uno purtroppo è anche deceduto. Quindi voglio dire, questo per rappresentare quanto è vicino il mondo del lavoro pubblico ai cittadini e quanto il mondo del lavoro pubblico in questi anni, come ha detto lei, definito fannulloni, spesso è stato, diciamo così, una azione fatta per nascondere malesseri che in questi ultimi 10 anni almeno hanno impedito alla pubblica amministrazione di essere il vero volano del nostro paese, perché un paese che corre è fatto da un'amministrazione pubblica che ha gli strumenti e ha le risorse per poter stare vicino ai cittadini, dare servizi e per poter stare vicino alle imprese anche, e questo non sempre accade. Tornando invece a quello che dicevamo all'inizio riguardo all'accordo dell'11 aprile, quello che è accaduto a Frosinone, ma non solo a Frosinone però, perché io sono il segretario generale del Lazio e so la situazione che è in tutte le aziende sanitarie del Lazio che sta avvenendo questo, e secondo me non è giusto, perché non dà il giusto riconoscimento a chi ha dato veramente tanto, ha dato anche in termini di salute. Ora, quello che è accaduto, come dicevo prima, 649 soltanto vincitori di una lotteria sembrerebbero, uno su 6 avrà diritto ad avere questo riconoscimento economico. Tra l'altro già abbiamo certezza che molti contagiati, purtroppo, molti dei lavoratori, molti professionisti, molti infermieri, molti medici che sono stati contagiati dal virus verranno esclusi anche ad avere questo riconoscimento economico. Questo non è giusto, questo non è quello che si voleva in qualche modo mettere in atto sottoscrivendo quell'accordo. Sicuramente non lo voleva nemmeno l'assessore e sicuramente non lo vorrà nemmeno il presidente Zingaretti, ma questo sta accadendo. Quindi noi chiediamo che ci sia da subito una presa di coscienza che questo atteggiamento non è giusto, non è il grazie tangibile che si aspettano questi eroi, come sono stati da tutti definiti e come sono, tra l'altro, ma davvero. Ma dobbiamo su questo mettere subito una pezza, diciamo, comunque andare incontro a questa esigenza e tornare indietro a cercare di dare il giusto riconoscimento. Come fare? Cioè, aspettiamo subito che Regione e dica alle aziende di iniziare i confronti all'interno delle singole aziende. Solo lì si può sapere chi ha avuto veramente un gran lavoro, è stato magari contagiato, è stato esposto, ha avuto in qualche modo problematica, per cui il riconoscimento deve essere dato. Abbiamo casi in tutte le strutture di Frosinone e provincia, parliamo di Cassino che è stato anche un focolaio importante, probabilmente ci sono dei contagiati e dei positivi alla pneumologia di Santa Scolastica di Cassino che non rientreranno in questo accordo per come è stato unilateralmente deciso dalla direzione dell'ASL di Frosinone, così come a Frosinone all'ospedale Spaziani e anche a Sora. Quindi su questo, per dare veramente il giusto riconoscimento e fare una azione che è rivolta a valorizzare questa sanità pubblica e chi vi lavora, dobbiamo assolutamente correre ai ripari. Lo chiediamo alla politica, lo chiedo al presidente Buschini, che possa in qualche modo intervenire anche lui con l'assessore e cercare in qualche modo soluzioni, perché crediamo che il confronto tra parti sociali e azienda eviti errori, eviti di non garantire a chi ha lavorato con spirito di abnegazione e coraggio, ammalandosi anche, di avere quel giusto riconoscimento che il protocollo dell'11 aprile tentava di mettere in atto. Un buon accordo che però così non dà i risultati che si voleva fossero messi in atto per chi ha dato tanto, tanto, tanto in questo momento. Ultimi due interventi, perché poi dobbiamo salutarci. Allora, velocemente, una domanda a Delle Cese. Lei rappresenta, come presidente di Consorzio Industriale, molte aziende, ma il governo ha fatto abbastanza per le piccole e medie imprese, ma anche per le grandi imprese della nostra nazione? Non sentiamo Delle Cese. Non sentiamo Delle Cese. Non sentiamo Delle Cese. Vediamo. Fabio, mi senti? Eccoci. Oh. Eccomi.
La crisi sul nostro consorzio industriale, diciamo così, è stata un po' come la pandemia del coronavirus, cioè il coronavirus, diciamo, è pericolosissimo quando infetta delle persone che sono già deboli, che magari hanno altre malattie o magari un'età avanzata o comunque che hanno delle problematiche. La crisi sarà un po' allo stesso modo, nel senso la crisi sarà pericolosissima in quei settori che comunque già vivevano una difficoltà o comunque attraversavano un periodo che non era il più roseo. Alcuni di questi settori purtroppo riguardano il nostro consorzio industriale. E dire che il governo ha fatto abbastanza, onestamente non me la sento, nel senso io vedo un governo che per molti versi è in affanno, io vedo un governo dove comunque c'è una conflittualità continua con le regioni, vedo un governo che parla di fase 2 dal 4 maggio e ad oggi non c'è un calendario, questo mi sembra. Allo stesso modo, dico sempre pensando all'area industriale e tutto il resto, senza fare nessuna polemica, però diciamo così, l'unica cosa che le aziende hanno visto fino adesso, anche loro coinvolte in questo, sono stati i 600 euro, diciamo, trattando i nostri professionisti, i nostri imprenditori, piccoli o grandi che siano, un po' peggio del reddito di cittadinanza, diciamo così. Io credo che però ci siano i termini per recuperare, nel senso credo che l'accento su tutti gli iter burocratici lo stanno ponendo tutti, credo che l'automotive in particolare abbia bisogno di un ragionamento ad hoc su base europea. FCA oggi è un'azienda italo-francese, ci sono aziende tedesche importantissime, credo che l'Europa su questo, se vuole continuare ad avere delle aziende leader nel mercato europeo sull'automotive debbano fare un ragionamento su base europea e magari allentare quelle maglie che riguardano gli aiuti di Stato alle aziende, nel senso in questo caso veniamo da un'emergenza, pertanto ci potrebbero essere le condizioni rispetto a questo. Sui discorsi decreti liquidità e quant'altro, sì, riguardano una parte del problema, non vedo la soluzione. Non dimentichiamo che il Fondo Monetario Internazionale ha detto che questa crisi porterà un abbassamento del PIL mondiale del 3%. Se noi ci ricordiamo quella del 2008, che fu una crisi drammatica per tanti versi, l'abbassamento del PIL, la perdita di PIL mondiale fu dello 0,5%. Praticamente parliamo di 6 volte quella crisi. L'Italia perde 10 punti di PIL, oggi ha uno spread a 2,70 e rischia che i titoli di Stato vengano classificati titoli spazzatura da qui a qualche giorno. Pertanto lo scenario sul quale si ragiona da un punto di vista economico è uno scenario davvero a tinte fosche. La buona notizia comunque è quella del Recovery Fund che comunque è andato a segno in Europa. Noi ci dobbiamo avviare a chiudere, vorrei chiudere con Fargnoli. Prima però, così tanto per buttarla lì, Buschini, ma per caso le è arrivata copia dell'ordine del giorno della seduta di giunta di domani o essendo Presidente del Consiglio queste cose non le legge? È arrivata, però siccome si approva domani, per oggi abbiamo già dato e ci sentiamo domani. Io non aggiungo altro, diciamo che dall'espressione mi sembra di capire che se vogliamo avere qualche notizia interessante ci converrebbe seguire i lavori della Giunta regionale del Lazio domani, perché oggi forse questo è stato, questa stazione, questi 18 miliardi sono stati giusto l'aperitivo, vero? Forse. Beh, basta vedere il telegiornale domani sera. Un'altra bella giornata anche domani. Quindi domani. Lo diciamo al presidente delle Cese che magari insomma domani potrebbe ricavare qualche motivo di soddisfazione in più. Sarà un'altra bella giornata. Insomma, Presidente, io sono speranzoso. Dicevo, guardate, non ho finito l'intervento, dicevo semplicemente che la Regione su questo la vedo molto più connessa al Paese.
su affitti, sui contributi, sta facendo delle cose serie. Sul governo permettetemi qualche preoccupazione. Farnioli, allora io ho una curiosità, te la togli tu la curiosità, no, vediamo se è la stessa, non ci siamo preparati di nulla. No, perché si parla di trasporto pubblico nella fase 2, nella fase 3, insomma in questo periodo in cui dovremmo convivere con il Covid-19, ma lei ci crede al fatto che possano esserci buttafuori, che possano esserci contingentamenti per entrare all'interno delle carrozze dei treni o degli autobus? Diventerà complicato anche viaggiare, lei che viaggia tutti i giorni? Viaggiavo tutti i giorni, è da un po' che anch'io sono confinato a casa. Ah, ok, va bene. Sicuramente diventerà più complicato, ma io direi che diventerà diverso. Prima voi facevate il ragionamento sulle riaperture, la fase 2 in generale. E secondo me noi facciamo un errore tutti quanti se pensiamo che dopo il Covid-19 andremo a ritrovare il mondo che avevamo lasciato prima. Assolutamente. Ci sarà un cambio epocale in tutto, ci sarà un'accelerazione nell'innovazione e digitalizzazione del nostro mondo per noi inimmaginabile. Tutto cambierà, ma io credo anche che il numero di persone che sarà chiamata a viaggiare tutti i giorni sarà strutturalmente inferiore. Io lavoro in un'azienda dove faccio smart working, lo faccio tutti i giorni, abbiamo capito che è possibile. Questa cosa inizieranno a capirla gli altri. Forse dovremmo confrontarci anche con un servizio di trasporto che deve confrontarsi con un'utenza con esigenze nuove. Ma queste esigenze stanno cambiando con una rapidità enorme. Se noi facciamo lo sforzo di ricostruire il mondo che c'era prima, oltre ad aver sprecato fatica, secondo me sprechiamo un'opportunità grande. Sì, sicuramente ci saranno delle difficoltà rispetto a quello che eravamo abituati a vedere prima. Ci sono state tante polemiche sui termoscanner alla stazione Termini, ma è pur vero che le nostre abitudini cambieranno radicalmente. Farnioli, di fatto dobbiamo chiudere, direttore, proprio telegrafico, ma di fatto corriamo il rischio di avere ottenuto la stazione della ferrovia ad alta velocità adesso che facciamo lo smart working e quindi non ne abbiamo più bisogno. No, assolutamente no, ma ne abbiamo bisogno in modalità nuove. Ne avremo bisogno sicuramente in modalità nuove. Forse su questo non abbiamo dubbi. Allora, grazie a tutti quanti i nostri ospiti. Dobbiamo chiudere, se no ci sfumano. Grazie per averci aiutato con la vostra esperienza e con la vostra conoscenza delle varie materie a capire molto di più di quello che ci sta accadendo intorno. Danilo Costanzo, se puoi rimandare l'immagine di tutti gli ospiti, vi chiedo di salutare con la mano, così ci salutiamo tutti quanti. Grazie davvero, grazie, buona serata e buon fine settimana. Ci vediamo martedì con un'altra puntata di A Porte Aperte. Parleremo di Covid, ma parleremo anche di quello prima, che accade. Sennò poi i telespettatori ci mandano il messaggio. Quello che accade fa nulla, noi andiamo avanti lo stesso. Buon lavoro a tutti quanti, buona serata a tutti quanti.